Formato famiglia, generazioni a confronto. Buongiorno, buongiorno, bentornati all'ascolto di Formato Famiglia. Diana Alessandrini con voi. Buona festa dell'Immacolata, soprattutto giornata direi della famiglia e dedicata allo stare in famiglia, facendo magari l'albero e per chi è di religione cristiana il presepe, che quest'anno, pensate, compie la bellezza di 800 anni. San Francesco lo fece la prima volta a Greccio nel 1223 e dunque di questo parleremo oggi, andando proprio a Greccio, poi ad Assisi, parlando di un film che racconta Francesco, il fratello di tutti, il figlio il prodigo, sotto una nuova luce, e poi incontrando un mastro presepaio che ha seguito le orme della sua famiglia, un mestiere che si tramandano di padre in figlio dal 1836. Per finire ci faremo dire dalla nostra psicologa clinica se e quanto tutto questo, questo condividere in famiglia i riti religiosi o laici che siano, insomma, faccia bene al nostro benessere psicologico. 3356992944 il nostro numero per i vostri messaggi WhatsApp, scritti e audio. Cominciamo subito, anche perché anche oggi chiudiamo un po' prima, perché daremo la linea alla Santa Messa. Qui accanto a me c'è la nostra Antonella Romano, che oltre ad essere giornalista è appassionatissima di presepe, ci accompagnerà in questo viaggio. Buongiorno Antonella. Buongiorno Diana. Allora, cominciamo il viaggio con Francesco, perché come dicevo è appena uscito il film dal titolo La Stella di Greccio. Sì, La Stella di Greccio è scritto, diretto da Arnaldo Casali e recentemente è stato presentato in anteprima al Terni Film Festival. È il primo film della storia del cinema a raccontare la notte di Natale del 1223, quando Francesco volle celebrare la messa solenne in una grotta con una mangiatoia collocata di fronte all'altare tra un bue e un asinello. Allora Antonella, il nostro regista Francesco Galluzzo ha preparato già la colonna sonora del film per calarci nella giusta atmosfera. Vogliamo sentire l'incipit? Sì, certo. Francesco spendeva, spandeva, vendeva le tasche, figlio al prodigio, prodigo, figlio la rosa col giglio, quest'alma vorrà. Allora Diana, devi sapere che il film è interamente girato in Umbria e si avvale di una troupe e un cast in massima parte costituita da proprio da artisti del luogo, ma direi di ascoltare il regista ed autore del film, Arnaldo Casali. È il primo film a raccontare Francesco in chiave di commedia, valorizzando l'umorismo, che era una delle sue caratteristiche peculiari e poco trattata fino ad oggi dal cinema. È anche il primo film in cui Francesco canta. Sicuramente l'obiettivo principale era dare uno sguardo inedito sulla figura di Francesco d'Assisi, in particolare proprio sull'aspetto della gioia, dell'umorismo, anche della risata. Il film affronta tematiche molto serie, ma anche con una chiave di commedia, anche con scene comiche, per restituire anche la grande gioia del Vangelo. Ma perché, Diana, ne parliamo qui a Formato Famiglia? Ce lo stiamo chiedendo. Ecco, perché lo scorso 4 dicembre oltre 250 alunni delle scuole medie provenienti da vari istituti del territorio ternano hanno assistito alla proiezione, quindi è stato un grande successo tra i ragazzi, che così hanno potuto riscoprire i valori del presepe e conoscere un San Francesco direi inedito, più alla portata, alla loro portata, un loro coetaneo, quasi un fratello.